Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara F e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 285-685. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggio Reale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa 10ª puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della puntata di questa sera è la crisi del teatro. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Massimo Carrino, attore. Sì. Lello Pirone, attore. Sì. L'attrice Natalia Cretella. Buonasera. E il ballerino Renato Cinquegrana. Prima di passare la parola a Sergio, voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social. Saremo in diretta Facebook sulla pagina Sergio Andrisano 2 e potrete interagire con gli ospiti in studio chiamando al numero sovraimpressione. A te, Sergio. Grazie Giussi, puntuale, precisa e brava come sempre. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ai nostri amici ospiti in studio. Stasera parleremo nostro malgrado, perché ci piacerebbe parlare diversamente del teatro. Il teatro è cultura, è arte, ma soprattutto è il motore che fa anche riflettere, anche il teatro comico, no? ci traspone un po' le immagini di personaggi di vita reale. Buonasera Massimo, partiamo da te. Ho dimenticato una cosa importantissima. Noi dobbiamo salutare. Abbiamo il collegamento esterno, Corrado Taranto. No, io non avevo dimenticato questo, stavo io per dargli la parola. Io ho dimenticato di salutare gli amici del Teatro Lendi di Sant'Arpino, una struttura meravigliosa. Vi invito di andare a visitarla appena sarà possibile. E poi devo salutare la mia amica dolcissima, bellissima e bravissima, Gio Di Sarno. Ciao Gio, ci vediamo prestissimo a Napoli. Quindi in collegamento, prima di dare la parola, mi scuserà Massimo, abbiamo il nostro carissimo amico maestro Corrado Taranto. Buonasera. Non sento nulla. Bene. Ah, e questa non è una bella notizia. Noi ti sentiamo perfettamente. Chiediamo. Perfetto, la regia ha immediatamente. Buonasera maestro, come va innanzitutto?
Benissimo. Perfetto, benissimo. Abbiamo un parterre molto bello e abbiamo il privilegio di averti in collegamento da esterna. La crisi del teatro è il tema della serata. Una prima battuta proprio a mazza secca, a freddo. Una tua opinione? È il 27 l'ennesima presa del fratello. Ritieniti libero di dire tutto ciò che vuoi. Avrei detto culo, però voglio dire. Sei un grande come sempre. Allora, prima di ritornare su Corrado, Massimo, ti tocca, come stavo dicendo, la crisi del teatro è qualcosa di cui non vorremmo mai dovuto avere fare addirittura una trasmissione, una puntata dedicata alla crisi. Ci piace parlare di teatro come fatto di vita, di movimento, di contatto con il pubblico. Come vedete anche in sala abbiamo un pubblico numerosissimo, grazie pubblico. Vai Massimo. Noi siamo oggi a distanza quasi di un anno e qui praticamente siamo vari attori, tra cui ci sono due attori molto, molto, molto importanti, di rilievo, con cui ho avuto l'onore di lavorare. E proprio di questi tempi, noi l'anno scorso, noi lo dicevamo prima, eravamo in compagnia insieme, eravamo in scena al Teatro Totò, quando improvvisamente questa catastrofe si è... Catastrofe culturale oltre che sanitaria. Ma non solo, ma anche perché tra parentesi io ricordo che noi eravamo durante le prove, avevamo queste notizie che arrivavano dalla Cina, ma sai, la solita leggerezza. È io lontano. Da buon ipocondriaco non ho mai preso niente con leggerezza, questo lo voglio dire, perché mi sono sempre preoccupato, già avevo la mucchina, già mi portavo tutte cose, tranne la mascherina, perché chiaramente non abbiamo una cultura della mascherina rispetto ai cinesi e ai giapponesi invece che ce l'hanno. Tra parentesi apro e chiudo una parentesi, la mascherina non ha fatto altro che abbattere l'influenza quest'anno, quindi tutti coloro che avevano le influenze, i vari virus influenzali, l'hanno abbattuto grazie al distanziamento sociale e alla mascherina. Mi sembra medicina 33 quasi, mi sento quasi veramente... Tenete presente che è una puntata per certi aspetti seriosa, quasi a livello del drammatico, però siamo con degli attori straordinari, qualche battuta è d'obbligo. E devo dirti sinceramente che quando eravamo in scena, insomma, c'era l'entusiasmo, c'era l'emozione. E veramente c'è stato, io ricordo, non posso mai dimenticare, nella chat comune che avevamo, quando è arrivata proprio la notizia, ricordo Lucio Pierri, il nostro capocomico e regista, che annunciò, disse: ragazzi, purtroppo stanno aspettando la chiusura della borsa, perché giustamente, chiaramente, a livello economico doveva chiudere la borsa per poi fare il lockdown, di cui noi non sapevamo solo il nome, ma perché forse probabilmente l'avevamo visto in qualche film, ma sul lockdown non l'avevamo mai vissuto. Poi soprattutto per i teatri, per gli eventi, ma chi immaginava che quella platea di pubblico, quelle emozioni si spegnevano all'improvviso? In quest'arco di anno, mi aggancio a quello che diceva Corrado, non si è fatto assolutamente niente, i bonus, ristori, protocolli, almeno i protocolli. Io parlo proprio di protocolli a livello normativo, non ho mai visto fino ad ora un protocollo. Mi stai rubando la seconda domanda. Vai. Lello, non è stato fatto nulla, cosa doveva essere fatto e non è stato fatto? Vorrei aggiungere proprio così una codina a quella che diceva l'amico Massimo, perché io devo dire la verità, tutto sto desiderio di questa mascherina e di un pigliano bello catarra, quello che si prende ogni anno, a verità non ne sentivo proprio il bisogno. Qui scatta l'applauso dalla regia. No, io non volevo proprio, io volevo pigliare un catarro, tranquillo, pochi freni, per creare gli anticorpi. Ti mettere in dolietta, dici non mi sento buona, è bella. Non mi chiamate stasera. No, beh, spingo i telefoni. Invece purtroppo ai primi decimi di febbre c'era il panico, oramai tutti i raffreddori erano Covid. E i decimi di febbre erano Covid. Guai a stannutire per Covid. No, guai a stannutire per Covid. Mi fanno male le gambe, tieno Covid. Luce, Covid. Ma allora, ti ricordi un tempo uno stannutito, tutti quanti salute, mo stannutisci chi fu a casa e si fosse sotto le macchine. Una cosa veramente. A proposito di questo, io mi ricordo una battuta di Lucio a teatro, nella prima settimana e dopodiché abbiamo chiuso, fece una battuta e dice: non ho mai visto un teatro dove nessuno tossisce, perché prima che fa la tosse vanno fuori tutto quanto. Mi ricordo che io mi sono fatto una grossa risata, poi la settimana dopo, vabbè, su lockdown. Ma io credo che la crisi del teatro, questa trasmissione poteva andare bene anche 2 anni fa, 3 anni fa, anche 4 sì, anni fa. Sì, non mi rubare la domanda, perché parliamo del parcheggio, parliamo... Sì, hai capito? La crisi del teatro... I mariti che si scocciano, ci arriviamo.
Allora, noi raccontiamo anche storie, diciamo, un pochino più toccanti, perché non tocca soltanto attori esperti, gente che lo stage lo ha consumata, no? Con le suole, i tacchi delle scarpe. Renato è un giovanissimo ballerino che ha creduto nelle sue capacità ed è molto bravo. Io ho visto dei video, dei suoi filmati, e niente, con grandissimo impegno e sacrificio è andato, si è scelto una delle migliori scuole europee, quindi stiamo parlando di una scuola svizzera. Raccontaci brevemente proprio un primo passaggio della tua storia. Allora, d'età 18 anni, innanzitutto buonasera a tutti. E semplicemente all'età di 18 anni ho scelto di andare via di casa e di intraprendere questo percorso che poi mi avrebbe dovuto portare alla carriera professionale da danzatore in Svizzera, dove ho avuto piacere di collaborare e lavorare con tantissimi coreografi sulla platea della danza contemporanea. Grazie a questa università e questa esperienza sono riuscito ad ottenere un contratto in una compagnia statale in Germania, di un grande teatro, dove ho provato quel brivido, quell'emozione del lavoro palco, di compagnia, del palco, il contatto con la di gente, tutto, di quella sensibilità soprattutto. E dopodiché è successo quello che è successo, e purtroppo il mondo ha subito uno stop, soprattutto nel campo artistico. Fermiamoci qua, ci ritorniamo. Natalia. Natalia, nome bellissimo. Natalia, sorriso, mettete una mascherina a Natalia, l'avete uccisa. No, io ti devo ringraziare questa sera, perché dopo molti mesi ho messo il rossetto. Quindi grazie, no, anzi, inquadratemi. Quindi, Natalia, quindi questo lockdown, questo Covid ha tagliato le gambe a chi come voi è un attore ormai affermatissimo, ma anche ai giovani, quindi interrompe anche un po' la continuità artistica, secondo te? Sicuramente sì. Stiamo parlando di un anno di sosta. Sì, un anno di sosta, anche se devo dire la verità, chi è attore, comunque, insomma, diciamo che le scuole di recitazione purtroppo, le hanno chiuse perché inevitabilmente non si poteva fare, insomma, non si poteva fare accademia, scuola e quant'altro. Per quanto ci riguarda, noi siamo stati investiti da uno tsunami, noi abbiamo paura dell'altro, cosa che invece noi abbiamo bisogno, noi artisti, dell'altro. Noi viviamo per l'altro, comunichiamo con l'altro. Questo fantasma, l'altro è diventato un fantasma per noi. Perfetto. Regia, abbiamo ancora in collegamento l'amico Corrado, me lo ripassi gentilmente? Sono qua. Carissimo, no, non ti vedevo in video. Ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista, sì, dall'alto anche della tua esperienza artistica, cosa è mancato, cosa avrebbe dovuto fare il governo per sostenere e supportare appunto questa enorme platea artistica, perché è un indotto che occupa 340.000 lavoratori dell'arte e della cultura? Io credo che in tutto questo passaggio, innanzitutto saluto tutti gli amici e colleghi che stanno in studio, è venuta a mancare fondamentalmente la chiarezza. Bastava essere chiari dall'inizio, dire che non si sarebbero mai potuti aprire i teatri con le restrizioni, perché voglio dire, il ministro Franceschini probabilmente si occupava della gestione dell'arte, forse, sicuramente non dello spettacolo, perché è follia proporre di fare lo spettacolo con la presenza di un'altra. I teatri non riuscirebbero a pagare nemmeno il tutto paga per compagnia, perché noi abbiamo spese di SIA e di EMBAS, per poi dopo arrivare giustamente a dare la pensione agli attori. Io infatti sono un quotacento, e grazie a questo cento a me non spetta nessun tipo di ristoro, perché soldi che le produzioni hanno dato allo Stato, adesso lo Stato mi dice che loro non mi danno il ristoro perché mi danno la pensione, dimenticando che non sono soldi loro, ma sono soldi delle produzioni.
Perfetto, noi ritorniamo da te fra qualche minuto. Massimo, poi sostanzialmente tu sei un attore caratterista, anche comico, fai moltissimi ruoli, hai fatto e ne fai ancora. Quando la gente ti vede sul palcoscenico, la tendenza è a sorridere, perché io ti conosco artisticamente, sei come tutti i presenti, anche il collega e l'amico Corrado, bravissimo, fatemelo dire. Maestro. E quindi, però dietro a quella maschera, perché ognuno di voi poi quando sta sul palcoscenico veste una maschera e non una mascherina, c'è l'uomo, c'è il lavoratore. Voi siete dei veri e propri lavoratori del mondo artistico. Qual è la sensazione adesso da lavoratore sospeso, senza cassa integrazione? Come, voglio essere brutale, come si tira avanti la baracca? Ma guarda, io oltre a rispondere a questa tua domanda molto precisa, bisogna fare una premessa. Io penso anche a tutti quegli operatori dello spettacolo, perché non esistono solo gli certo, attori. Certo, tecnici, luci, audio. Esiste tutta una macchina del teatro certo. che si muove quando c'è uno spettacolo. Ci sono tutti i macchinisti, ma noi parliamo quello a nome che di apre tutti, la porta del teatro fino all'ultimo operatore dello spettacolo. Quindi come fanno queste persone che vivono di quello, devono portare avanti famiglie, come sicuramente anche gli attori? Poi ci saranno probabilmente degli attori che avranno accumulato un po' di più durante la loro carriera, e quindi mi fa piacere per loro, invece coloro i quali hanno messo invece purtroppo di meno da parte. A contratto, e quindi va rinnovato di volta in volta, chiaramente. Allora, io sono d'accordo con quello che diceva Corrado, bisognava avere un po' più di chiarezza, ma soprattutto bisognava mettere in campo una normativa certa, una normativa che, collegandomi a quello che diceva l'amico Lello, dice la crisi del teatro, una crisi del teatro che dipende, è sempre dipesa non solo da un problema proprio di organizzazione e di struttura, ma anche da normative che non ho mai visto bere. Cioè, il teatro non è regolarizzato come dovrebbe. Regolamentato? Non è regolarizzato assolutamente, non ci sono regolamenti, non ci sono discipline normative che difendono anche le associazioni. Ma in realtà viene difesa solo una categoria più forte, cioè una categoria VIP. Però gli attori, non bisognerebbe fare una distinzione tra gli attori VIP, gli attori sono attori. Certo. Non esiste. Ci stanno quelli un po' più fortunati. Esattamente, ma là è una questione di fortuna. Poi se apriamo questo libro è inutile, voglio dire, potrebbe aprire la Bibbia. Dopo lo apriamo, non abbiamo paura. Però il problema è che non esiste una norma, ancor di più lo dimostra la venuta del Covid, che praticamente ha fatto vedere tutta la debolezza della nostra nazione, che poi ha un patrimonio culturale inestimabile. Il teatro è proprio uno delle pietre miliari della nostra cultura, e non viene difeso né con una norma, e ancora di più in questo caso con questo tsunami di cui parlava Nathalie. Quindi noi stiamo parlando praticamente, Lello, del teatro contemporaneo, che comprende esperienze teatrali che vanno avanti già dal Novecento. Il Covid ha tagliato un secolo di cultura, secondo te? Si riprenderà? Che succederà? Allora, il Covid non ha tagliato sicuramente la cultura, perché quella è... L'ha interrotta sicuramente. L'ha interrotta, ma come ha interrotto tante altre cose. Allora, il problema che io ti dicevo prima è che il teatro, la crisi del teatro va non è adesso col Covid, ma è anche prima, perché non è che noi ne parliamo nella seconda parte. Scusi, ma chiappiamo sempre un fatto tra la seconda. No, puro Covid fatto tra la seconda. Sei attore ovunque. No, ne parliamo nella seconda parte della crisi proprio endemica del teatro. Però va avanti da un po' di anni. Però parlando del io mi rendo conto che noi ne parliamo, io Massimo, mi rendo conto che l'Italia è un po' la coda di fanalino economicamente. Noi non siamo così forti come lo può essere la coda del fanalino. È meravigliosa, me la voglio segnare, il fanalino di coda. Sei un attore ovunque. La coda del fanalino si può lui è attore anche se va a fare la spesa. Tu fanalino te ne pure la coda. Comunque noi non siamo forti economicamente come altre nazioni, come la Germania, la stessa Svizzera, che pur piccola che è, però è ricca. Quindi noi siamo anche già indebitati per altri motivi, per cui a volte molte richieste che si chiedono al governo, voglio dire,
sono pochi problemi per soddisfare un po' tutti. In una pandemia dove ha colpito tutti, non è che ha colpito qualcuno di più, ha colpito tutti, tutti dai i settori, commercianti, tutti ai i piccoli settori, artigiani, certo. Con chiunque parli, c'è gente che sta con il lumicino, quindi voglio dire, l'unica cosa che probabilmente si poteva fare meglio era da subito capire a chi toccavano i ristori e subito farli partire. Purtroppo, dico, per inesperienza dei nostri politici, perché molti a verità potessero stare pure a casa a fare i servizi insieme in moglie e non essere a stare in Parlamento perché non hanno queste per cadene, me la sto segnando. Aspetta, perché parecchi veramente ti fanno rabbrividire quando parlano, cioè non hanno esperienza. Franceschini adesso, parlando appunto, Corrado diceva l'ennesima pigliata per i fondelli, ma Franceschini ora ha fatto una dichiarazione, ha detto sì, aprite il 27, però i ristori sono salvi, cioè noi continueremo a dare i ristori, perché anche noi attori, il registro degli attori, pensavamo che Franceschini forse volesse dire... Io nella dire... seconda parte vi faccio incazzare pure un po' perché ho delle notizie. Pure che no, nella seconda parte vi faccio incazzare un po'... Ci ha chiappato argomenti seconda parte. Ma la seconda parte prima... Poi volevo dire solo una cosa, giusto per... poi in la seconda parte forse è più interessante, no? Stufate che no, questa pandemia ha tagliato le gambe... Io mi sono preoccupato assai. Non so perché, un mezzo sospetto ce l'ho. L'ha detto lui. No, è perché io già so che lei lo ha pensato. E vorrei... Allora, Natalia è maliziosa. Cosa hai pensato? Proprio quello che ha detto lui. Traduci per noi poveri mortali. Ma sai, io e lui ci siamo sentiti, noi ci sentiamo sempre. Cioè, faccio delle battute per della serie o Covid a te d'autato lungo l'ombra. Per tenerli in allenamento, diciamo. Infatti, o Covid ti ha tagliato le gambe. Ti ha tagliato le gambe. Mi posso allacciare un attimo una cosa che ha detto Corrado? Tu puoi fare quasi tutto. Benissimo, allora mi attengo a questa cosuccia. La cosa più, Corrado me ne darà sicuramente atto, triste, perché di una tristezza infinita, noi abbiamo un registro di categoria degli attori dove comunichiamo tra di noi, c'è proprio la cernita del contributo, perché gli attori con un minimo di contributo, di 7 contributi in quell'anno, sono riusciti ad avere un ristoro. Devi sapere che noi non abbiamo continuità, noi non abbiamo il posto, il famoso posto, noi lavoriamo a contratto, magari un anno becchi una tournée pazzesca, 100 date, allora sono 100 contributi, un anno magari non lavori. Sai quanti, anche questo. Sai, cavolo che succede, sai quanti colleghi hanno beccato proprio quell'anno che magari non hanno lavorato e non hanno i 7 contributi e in questo caso... si sono tagliati letteralmente le gambe. Ma metti il coltello nella piaga, stai mettendo il fatto della terza parte. Questa è la terza parte. Quindi è di una tristezza infinita. Credo che lei stia mettendo un po' il coltello nella piaga e lo stia anche rigirando il fatto di tagliare le gambe. No, ma perché mi volevo perché battere se tagliamo una cosa, le gambe a Massimo è 1,90 m. No, a Massimo vorrei tagliare altre cose. L'ipocondria? No, fammela dire. Per un attimo mi hai tolto il respiro. Già mai una roba del genere. Mi hai tolto il respiro. Io sono per ragazzi, immagino anche voi. Pirone, buonasera. Signori, Pirone? Noi stiamo facendo una trasmissione in diretta, sta parlando una collega. Non lo so, io non lo so. Fate siparietto. Comunque volevo dire che io sono per lei lo storico. Lei voleva tagliarti qualcosa, glielo facciamo dire. Io sono dire. Per lo storico dell'artista, perché l'artista che purtroppo è vittima di contratti e quant'altro... magari per fortuna, per sfortuna, per sistema, perché magari il personaggio non è giusto, non sempre viene preso, prende un contratto. Quindi l'attore che fa? È attore e non è attore? No, l'attore è attore sempre. Quindi certo. Magari dare i ristori in base ad uno storico. Che non è passato. Che non è passato, questa è la tragedia. E Corrado me ne dà sicuramente assolutamente atto. Sì. Dei contributi è a monte. Vero Corrado, giusto? Vabbè, ma tu sei un ragazzino. Invece a proposito di ragazzino, a te questa cosa che eri proprio in una fase, una startup proprio artistica, ti ha tagliato veramente le gambe? A me sì, completamente. Diciamo perché... Cioè, ha tagliato i tuoi sogni? Le tue... Sì, soprattutto i miei obiettivi in un certo periodo, dove ho fatto tanta fatica per riprenderli in mano e lottare per loro. Ma specialmente perché noi ballerini... Fatemelo dire, lui fa tanto sacrificio perché continua da solo ad allenarsi. Io vedo, ti ho spiato,
ho visto i suoi video, lui anche sulla scogliera va là, balla, sei meraviglioso, continua, scusami. Specialmente perché noi ballerini siamo il nostro corpo, e se il nostro corpo, quello strumento che ci permette di trasmettere emozioni, non lo usiamo, non lo alleniamo con una certa continuità, ad un certo punto smette di funzionare nel modo giusto e automaticamente uno deve abbandonare, perché non è appunto come attori, musicisti e altre categorie che fanno parte del teatro, che, dove possono comunque nel tempo continuare il loro lavoro anche se anche durante uno stop, perché possono avere il modo di avere questa continuità. Ma noi danzatori da casa, con delle lezioni online, in streaming, ma come possiamo allenare il nostro corpo? Come possiamo tornare in forma come prima, per poi tornare a regalare quelle emozioni alla platea, al pubblico che viene a teatro? Come possiamo fare? Purtroppo in Italia io penso che il culto del teatro già prima del Covid era veramente povero, nel senso non c'è questo concetto di andare al teatro per vedere uno spettacolo, magari, non so, creare community in questo caso, dove ci sono... Bene, stai andando anche tu nella seconda parte della puntata. Sai. Adesso dobbiamo dare la pubblicità. Incombe. Noi ringraziamo sempre i nostri amici sponsor che ci permettono di andare in video. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Ed eccoci qua, bentornati, benvenuti per chi non ci avesse seguito nella prima parte. Qua ci sta tutta una diatriba sulla prima e sulla seconda parte, no? Che è bello, a telecamera spente. Tutta prima poi parte, ragazzi, è difficile gestire
tre attori di questo livello, di questa natura. È un bravissimo ballerino. È un bravissimo ballerino, però molto bravo, tranquillo. Che danza, lui danza. Invece noi abbiamo Lello Pirone. A cui hanno tagliato le gambe anche a lui, però non so bene. No, fortunatamente lui è 1,96 m, quindi non gli tagli le gambe, insomma. C'è altri 2-3 tagli ancora da fare. Niente, noi stavamo scherzosamente parlando di un argomento molto molto serio, quindi la crisi del teatro, ma il Covid ha dato probabilmente il colpo di grazia, ma è una crisi che va avanti, e questa la domanda vale per tutti e tre, chiaramente la crisi va avanti da un pochino di tempo, perché c'è stata una perdita, per esempio, faccio l'esempio su di me, io sono stato abbonato per tantissimi anni al Diana, poi ho finito, non ci sono più andato, come me tantissime altre persone, poi oggi basta andare al botteghino, si trovano immediatamente i posti, l'abbonamento, cioè una volta bisognava fare addirittura la lista di attesa. È una crisi endemica dovuta anche ai costi del biglietto, ma io ho fatto prima di fare la puntata una serie di interviste per strada, fermando le persone con la telecamerina e il microfono, abbiamo chiesto: lei va a teatro? Qualcuno sì, qualcuno non sapeva neanche cosa fa, qualcuno ha detto sì, io ci andavo, non ci vado più perché mi attito, i soldi del biglietto, i soldi del garage, i soldi del parcheggio, mia moglie dopo voglio una cena, quindi certo. Il problema è diventato un problema serio, anche se ci ridiamo sopra. Vai Massimo. Io credo che sicuramente questo è uno degli aspetti. Ci sono poi sicuramente altri aspetti, perché voglio dire, prima qui abbiamo Lello che mi può essere di supporto, ma Corrado lo stesso e anche Natalia. C'era la vera tradizione del teatro, cioè la vera cultura del teatro, si andava a teatro, ma il teatro era un appuntamento per il cittadino. Partecipativo anche. Partecipativo, c'era l'appuntamento, c'era... Le file. Esattamente, quindi c'erano le file vicino ai botteghini, quindi a prescindere dal l'avvento della televisione in maniera anche invasiva nel mondo della cultura teatrale ha cambiato un po' il sistema. Sono cambiati i sistemi e addirittura ancora... scusatemi, a questo punto, e i social? Ne vogliamo parlare? Ancora di più, anche perché in questo momento storico praticamente ci dicono che niente sarà più come prima, quindi si prospetta per tutto quello che riguarda l'arte, il teatro, immagino. Non so, che deve essere performato in via digitale. Voi vi siete già organizzati? Allora, facciamo a tutti la domanda, sì, perché questa è una domanda interessante. La domanda vale per tutti quanti veramente. Guarda, io sono stato uno dei primi che all'iniziativa del spettacolo in streaming, io su Facebook, che è l'unico social. Sì, ne parlammo pure una volta. Ne parlammo, io l'ho scritto subito. Per me è stata una scelta sbagliata, perché già avevamo perso una fetta di pubblico che non era più educato a venire a teatro. Vestirsi, prepararsi, intolettarsi, prendere la macchina, fare la fila, prendere il biglietto, prendere il parcheggio, pensare di andare a mangiare una pizza, era un momento, qualcuno lo definisce un momento troppo dispendioso, qualcun altro lo definisce un momento di socializzazione. Adesso fare abituare persino il pubblico, che lo spettacolo se lo vede in pigiama, cave stadium world, coppa purtroppo, secondo me abbiamo sbagliato tutto, io l'ho detto dal primo momento. Però sembra che queste siano le direttive europee, proprio io ho visto sul Ministero europee, della Cultura. Direttive europee significa, ma lo ha le direttive teatro, europee. No, senti quello che stai dicendo. No, le direttive europee sono per l'incentivazione, al di là dell'internazionalizzazione del teatro, del cinema, dell'arte in generale, sì, ma della digitalizzazione. Infatti tutti i musei adesso si può entrare verso quella direzione. Va bene, tutto a posto. No. Volete riprendere lo spettacolo che si fa a teatro e lo volete far vedere in America, o a Cima, a Napoli, lo fate vedere in America, in Australia, oggi mi sta bene, perché quello americano da me non verrebbe mai a vederselo, in cui ci stanno un po' di chilometri di distanza. Ma pretendere che lo spettacolo, il teatro, si faccia in una sola sera, si registra, quindi gli attori lavorano una sola sera, con 10 giorni di prova, poi torniamo coppo fatta di produzione che non davano neanche il provo come te la no, io voglio parlare delle produzioni. Non sai produzioni, se sia la terza parte, ma questa qua. Dicevo, allora ridurre il teatro ad una sola ripresa televisiva e poi passarla in streaming a tutte le televisioni, ma arrivavamo fatta variare tutto,
a me mi serve faticare, io ci sto in teatro. Al di là della parte emozionale, senza certo. pubblico, senza pubblico, con solo cameraman, che per quanto uno gli vuole bene i cameraman, come vogliamo bene i signori che stanno qua, ma non è che sette cameraman che ripigliano una commedia fanno pubblico. Cioè noi lavoriamo con le emozioni, con certo. il contatto, lo diceva prima Natalì, non è possibile, credo che Corrado sia pienamente d'accordo certo. con me, perché ci conosciamo da tanti anni e so come la pensa. Teatro è fatto di emozioni che si mettono in gioco. Ah, certo. Quindi non è poi lo streaming, per me è un grande fallimento per il teatro. Sì. Poi voglio dire. Corrado, ci stai seguendo? Allora, a dire il vero, io credo, se il giro delle domande deve essere questo, me lo dicevate perché passa prima la metropolitana. Sei un grande, ci devi scusare, ma sono purtroppo dei tempi che stiamo cercando. Io però a questo punto qua, cioè voglio dire, io sto qua, ascolto la piacevolissima discussione senza poter intervenire. No, no, tu puoi interrompere e intervenire quando vuoi, io te l'ho detto in apertura, quando vuoi entra, lo puoi fare tranquillamente, anzi io mi meravigliavo che non entrassi ancora. Allora, non avevo capito che potevo intervenire. Assolutamente, non ti avrei tenuto là, non mi sarei permesso. Quindi su questo tema che stiamo toccando adesso mi piacerebbe sentire anche la tua opinione, qual è la tua visione? Allora, io ho iniziato questo mestiere 45 anni fa e il contratto nazionale lavoratori dello spettacolo prevedeva che l'attore doveva offrire alla produzione 8 spettacoli in 7 giorni con un giorno di riposo, giusto? Per cui un contratto di 3 mesi tu sapevi che venivi pagato tutti i giorni, anche quando non si lavorava. Beh. Dopodiché non so quale intelligentone ha deciso di cambiare le regole. Per cui noi, come le signorine che normalmente sono per strada, anche i signorini, non abbiamo i copertoni ma lavoriamo a prestazione. Questa è drammatica, è bruttissima sta cosa per dei professionisti. Quindi quando lavoriamo veniamo pagati, quando non lavoriamo non veniamo pagati, con la differenza che la signorina col copertone in una serata può fare anche 10-12 prestazioni, a noi è una e a Madre Pulsiva era un po'. Questa è veramente una cosa molto triste. Io infatti. Chiarito questo, si dovrebbe fare una legge seria, non le leggiucole che si fanno in Italia. A questo aggiungiamo che si dovrebbe iniziare a fare anche del buon teatro. Perché se tu fai cattivo teatro, come ne è stato fatto in Campania tanto ultimamente, parlo fin pre-Covid, i risultati sono quelli che la gente a teatro non ci viene, e hanno ragione. La prestazione, usando un termine che hai usato prima, non vale praticamente il prezzo del biglietto, stiamo dicendo? Non vale il prezzo del biglietto, perché il biglietto più alto di quello che lo metti non puoi, perché non sei un cretinetto di Made in Sud, non sei il personaggio che ha fatto la sitcom giusta, sei un attore di teatro e allora non hai visibilità. E la gente a teatro, quelli che non conosce, non li viene a vedere. Certo. Secondo te cosa bisognerebbe fare in questo caso? Chiudere e resettare tutto. Ah, lo stanno facendo quindi. Ma non nel modo in cui intende lui. Non più sono forzate da eventi catastrofici. Ci dovremmo un attimino passare la mano sulla coscienza di tutti. Iniziare a decidere di fare del buon teatro tutti. Evitare tante prese per i fondelli che sono state fatte, commedie fatte, rifatte, trite, ritrite, con titoli cambiati. Fare delle buone compagnie,
che non significa dover spendere tanto. Ci sono ottimi attori che non lavorano. Ci sta salutando anche Fulvio Pastore, che ringraziamo e salutiamo. Scusami. Ah, Fulvio. Iniziando a pagare le prove, che oramai non vengono pagate da anni dalle produzioni napoletane. Vedo molto consenso all'interno dello studio su questo. Il Covid è l'ultimo dei problemi. Il Covid ha tirato fuori quelli che sono problemi atavici di 20 anni, non di un giorno. Vabbè, per mettere il dito nella piaga, cosa ne pensa per esempio dei personaggi che escono dai social, per esempio un Frank Matano che è diventato famoso facendo le scorreggine sulle panchine, facendo scherzi telefonici per esempio, no, parlando delle nuove generazioni, loro non fanno, sono diventati... Darei delle compresse di carbone. Ti voglio bene, sei un grande, Corrà, sei un grande. Evita la reofagia. Non ho nulla contro Frank Matano, volevo solo evidenziare il fenomeno che adesso tutti hanno una telecamera in mano, un telefonino, e questa visibilità, diciamo, ma questo accade anche per il giornalismo un pochino. Sì, hanno una telecamera in mano e hanno il di dietro al posto della faccia. Perfetto, allora io voglio fare un attimino un passo indietro. Quando io dicevo al mio amico Lello, questa è la seconda parte, questa è la seconda parte che mi ero proprio come... Questa parte è bella che avrei. Tu stai là e seguici, che puoi intervenire quando vuoi. Allora, molti dicono di volere salvare il teatro e propongono strade artificiose, quali teatro in video, ne abbiamo parlato, quali canali speciali tipo Netflix, eccetera. Credo invece, questo è un mio pensiero e voglio sapere se siete d'accordo, che il problema del teatro non è tanto salvare il teatro ma in TV, ma quanto salvare il teatro in teatro. Quello che manca è proprio il teatro. Quindi qual è il rapporto con i produttori, con le produzioni? Ma il teatro, intanto il teatro è il luogo. Certo, deputato. Deputato, poi noi siamo i teatranti, tutta la categoria va intesa teatranti, certo. Di tutti quelli che operano. Ma il teatro, quando si dice voglio salvare il teatro, ma salvo un luogo, teatro. No, il teatro in quanto luogo. Allora, chiaro che significa che il teatro si fa dove? Nel teatro. Che è il luogo se deputato. Lo chiama Menata Manera. Chiamiamolo diversamente, non lo voglio neanche sapere. Ma io mi permetto di dire pure di una cosa, Sergio, se teatro mi consenti. Teatro è un luogo deputato, teatro all'aperto, teatro, anfiteatri, arene, i teatri, nell'antica Grecia c'erano cioè il teatro. Ma c'è stata comunque una cattiva contaminazione culturale di quello che mi il piace teatro. La contaminazione? Bello. E l'ho usato perché sapevo che ti piaceva. E questa era un vocabolo che veniva usato nella seconda parte, però fa niente. Che sia la terza parte, non vorrei andare oltre. Sbrigatevi che siamo in chiusura. Questa contaminazione, diciamo, culturale, diciamo che c'è stata anche una tendenza da parte dei produttori di dire voglio fare soldi, voglio incassare. Cosa ha capito? Hai cominciato a seguire la massa. La massa cos'è che guardava? Determinate, diciamo, tipologie di... tra virgolette attori, ma non erano attori, erano spettacolo. Animatori, ragazzi, spettacoli, un'altra forma di spettacolo. Hanno pensato più a fare soldi pensando al botteghino, e quindi l'arte è andata un pochino, inteso la tradizione, i testi e quant'altro, è andato un pochino indietro. C'è stato un pochino questo, Lelio, è accaduto. No, ma tu lo sai che perché io... Perché di solito il produttore cerca di portare... Permettetemi solo una cosa, scusami Massimo. Io sono profano, io il teatro l'ho visto sempre... dalla aspetta platea, no, tu facevi parte del teatro, quel gioco, tu eri parte integrante, parte fondamentale, sì, quindi ero parte, sì, poi ci sta anche l'attore, quello là che dice dille come lo, cioè poi ti fa diventare, a me non mi piace tanto questo tipo di cosa, però voglio dire teatro immediatamente io penso Edoardo come scuola, penso Taranto, parlo di questi giganti del teatro. Io quando penso al teatro, oggi c'è una concezione diversa, c'è una domanda da casa, qualcuno ammoniva quasi dicendo Sergio, un attore come Taranto credo che debba essere un po' meno polemico sul nuovo teatro. Maestro, hai facoltà di risposta se hai sentito la domanda. Dov'è il nuovo teatro? Prendere Eduardo e straziarlo con il sindaco di Regione Sanità, quello è il nuovo teatro.
No, la domanda è rivolta a te, quindi rispondi. No, risposta, lui ha chiesto qual è il nuovo teatro. Ah, qual è il nuovo? Scusami, non ti avevo sentito io. Sì, allora speriamo che il nostro amico Luigi che ci segue da casa ci spieghi a quale tipo di nuovo... Se me lo spiega qual è il nuovo teatro. Perfetto, perfetto. No, la verità. Allora, se ci scrive, ti giro la domanda. Massimo, stavi dicendo qualcosa? Ti ho tolto la parola. No, io dicevo che c'è una confusione perché io per strada, a volte, che sanno che faccio l'attore, sai cosa fa? Proprio la fotografia di quello che stiamo dicendo. Sai cosa fa la persona normale, tutti i giorni, il quotidiano, signor, che te mi vedi in da televisione, cioè, e mi fa il nome di un cabarettista, io non ne faccio nessuno, oppure di un animatore, qualche animatore che poi è andato in televisione e dice però che non è bravo, però è bravo che lo come attore. E allora tu, capisci, tu ci resti un po' capisci male. Tutta la, no, io non dico niente, capisci no. Tutta la confusione. Perché considerano attori anche la contaminazione. Tesoro mio bello, questa è una puntata a parte perché dobbiamo parlare dell'affetto dei soldi che la all'interno del sistema televisivo e anche artistico, perché ormai, ripeto, oggi se voi girate per social è sicuramente ci sta il barzellettiere che racconta, siamo in televisione, non si può dire, delle cagate pazzesche che non fanno ridere nessuno, prende 80.000 mi piace, però, che non lì, sono 80.000 social, però in quel momento lui è diventato personale. I social sono un altro meccanismo, che devo dire sinceramente, ne io faremo non una mi nascondo, li uso, alcune cose mi sono riconvertito, quindi Instagram, cose. Però è un altro meccanismo che è anche un meccanismo commerciale, quindi sui social ci devi andare ad investire, assolutamente, non è un meccanismo che... No, io parlo... Quindi, però il problema è, io mi voglio... sono velocissimo, perché giustamente non per rubare tempo agli altri, anche perché siamo in chiusura, quello che diceva Corrado è fondamentale, cioè quando ho parlato di contratto, quando c'era il contratto degli attori, questo non per fare quindi indietro... Era un contratto collettivo, c'era un contratto, nazionale, c'era una regola, l'attore lavorava ogni giorno... Cosa è successo? Quando è cambiata la regola è successa una cosa molto 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 brutta, cioè quella che il sistema, non solo spettacolo, ma per altri motivi anche gli altri sistemi lavorativi, sono cominciati a diventare schiavi di un male dell'Italia, il lavoro nero. Perché? Perché chiaramente a quel punto devi essere schiavo di andare a lavorare anche senza essere contrattualizzato, altrimenti non lavori. Se no, non lavori, quindi non hai fatto altro che è un cane che si morde la coda. E se rifiuti, ce ne stanno altri 10 pronti ad accettare. Hai agevolato tutta una serie di meccanismi, purtroppo, che devi agevolare perché sennò muori di fame. Che poi ti tornano contro. Però. E a monte cosa c'è? La produzione che decide tutto questo, no? Ma anche loro sono soggetti a voi, me lo insegnate, sì. La consuetudine diventa legge. Sì, ahimè. Diventa abitudine. Corrado, hai lavorato mai senza contratto? Era una provocazione. Sulla scorta delle cose devo che. Devo dire la verità. Fondamentalmente. Quando per 8 anni, in coppia con il mio caro amico, che non c'è più purtroppo, Mimmo Seme, abbiamo fatto coppia di cabaret, per cui noi sapevamo già che come scendevamo verso il sud, si lavorava senza contratto. Era così, cioè noi al nord eravamo contrattualizzati, con contributi versati. Quando si arrivava al sud, senza contratto. È un male endemico territoriale dal tuo punto di vista? Guarda, non lo so, forse è una cattiva abitudine, mettiamola così, perché purtroppo era così. E parli con uno che, voglio dire, è per il regno delle due Sicilie, per cui sicuramente non sono un nordista. Va benissimo. C'è anche da dire che le produzioni si produce. Non ci sono grandi produzioni, diciamolo, però. Si offre un pesce con l'acqua. Per cui, quindi non ci sono. Per cui molte volte. Devo dire che le produzioni teatrali napoletane, almeno per quel che mi riguarda, io ho sempre lavorato col contratto. Teatro, dico.
Teatro. E questa è una buona notizia. No, poi è successo negli anni che ti sei trovato trovato i contributi che ti avevano detto che avevano versato e non li hai ritrovati. Renato, in Svizzera hai lavorato con delle compagnie contrattualizzate, retribuito in modo giusto, mi hanno pagato sempre prove, controprove, sempre puntualmente. Quel minuto non è venuto mai nessuno a dire puoi lavorare all'anno? Assolutamente no, anzi scusati per aver sbagliato nel compilare il contratto per quanto riguarda l'importo che doveva essere retribuito a noi danzatori. È il motivo per cui andremo tutti in Germania con lui a vedere. Allora benvenuto in Italia, perché guarda, vorrà tutti in Svizzera e in Germania la stessa cosa. No, andremo tutti con lui. Pur essendo giovanissimo, quanti anni ha? Ora sa pure formaggio buono là. Lui pur essendo giovanissimo ha già un bel curriculum. Sì, è bravo. Corrado, tu ci sei. Noi siamo No, dico tu ci sei, ce ne andiamo in Svizzera con lui. Già l'ha detto, sì. Facciamo una compagnia una compagnia instabile? A Zurigo vorrei andare, che mi piace. Ah, la proprio lì, Dutch. Ero proprio lì io. Lui stava a Zurigo. Facciamo una a Zurigo. Lo sanno già. Quindi abbiamo già organizzato una compagnia instabile, perché da quello che sta venendo fuori un po' di instabilità ci sta anche Uso. Attori principali tu e me e Massimo. Posso fare la spalla? Io sono. No, io agito proprio i stessi ruoli. Sì. Senza capire. Esattamente, sì. Vabbè, Massimo mi. No, ma io non ci sto. Intanto a me mi diverte. La spalla a Pirone è difficile. Perché ci arriva. Tu sei cattiva, io te lo devo dire. No. Lei insinua sempre. Ma io guarda, mi penso da quanti anni la sopporto in scena. Cosa da pazzi, ecco, sembrava più giovane della vederla. Ecco, per esempio, uno dei motivi dello streaming, per quanto mi riguarda, io parlo proprio per me, io non potrei improvvisare. Ma come mai? Perché io improvviso con il pubblico, senza pubblico non mi verrebbe da fare. Questo spirito, questa energia, da dove la cogli? Hai bisogno dell'abito? Dell'input è il pubblico. Ma dai, è il cuore dello spettacolo. Sergio, a proposito di questo, mi hai fatto venire in mente una cosa, perché prima vedete che non Corrado, è smemorato. Corrado ha detto una cosa, ha nominato una persona a noi cara, che è Mimmo Sebe. Carissimo amico, era, voglio dire, la metà di Corrado per tanto tempo. Loro erano la nostra icona, perché loro facevano il cabaret. Quello vero. Quello lì. Massimo, una volta cabaret non lo facevano cabarettisti, erano attori di teatro, esattamente. Comici, si prendevano in prestito testi. Giustissima. Perché noi quando vincemmo il Festival Nazionale del Cabaret di Loano? Sì, me lo ricordo. Non ci credevamo, perché voglio dire, io avevo semplicemente preso quello che era la parodia, lo sketch, avevo messo in discussione Giulietta e Romeo. Come no? Mimma Cavallo mettendoci dentro la demenzialità. E noi lo facciamo tutte le volte che Napoli incontra il Verona, è questo? Sì. Va bene. Sergio, Luigi Castagnola ha risposto alla... Luigi ha scritto un libro. Allora, premesso che non faccio parte del mondo teatrale, lo so Luigi, ti conosco e sei un caro amico, ma sento parlare di teatro dove il pubblico non può accettare, quindi problemi di discriminare il teatro. Non credo che i giovani artisti vanno incitati a crescere e fare meglio. Comunque guardo Renato come un esempio di artista che fa sacrifici e riesce, bravissimo, con mille difficoltà a farsi spazio. Ma Luigi, parlo io per Corrado e per tutti quanti. Il rapporto poi l'abbiamo spiegato, non si riferiva ai giovani artisti capaci, bravi, impegnati, tipo Renato. Si parlava a quello là che fa la scorreggina sulla panchina e diventa un'icona. Quindi hai fatto bene a precisare la cosa, noi ti ringraziamo anche per averci seguito. Noi siamo veramente ai titoli di coda. Io in questo momento saluto e ringrazio tantissimo Corrado, che veramente è un'icona del teatro. Grazie per la partecipazione, ringrazio anche Fulvio Pastore che ti adora.
E quindi è amico mio d'infanzia, lui ha ancora di un cuore mio. Un bacio grande, Corrado, grazie. Voglio ringraziare. Un bacio grande a Lelo, a tutti quanti, a Massimo, ciao. A Maria. Ciao, no, ciao, a Natalia no, perché parla male di Lelo, quindi niente bacio. Ma lo sa, va bene, tanto loro. Ciao caro, alla prossima. Ciao. Allora, Massimo, grazie, noi ci incrociamo ogni tanto, quindi è sempre un piacere. No, grazie a voi, grazie averti a voi. Con me. Ma poi io ti ringrazio perché hai fatto una piccola reunion stasera. Sì, l'abbiamo trattata in maniera leggera. Io gli voglio molto bene, sia a Lello che a Natalia. Fatemi, tanto siamo a telecamere spente. Ah, sì, adesso possiamo, non è vero, ci stanno. Con Lello ci incontriamo anche al mercatino, ragazzi. No. Ma fatemelo dire. Ci incontriamo sotto casa mia al bar. Al bar, quindi Lello. Invece io ti ringrazio perché mi fate incontrare Massimo, che era un bel po' di tempo. Ma non è vero, avete detto no, si vede Massimo, io non vengo. No, è impossibile. Mi piace mettere. E tu la vuoi smettere? Noi ci incontreremo nel mercatino a questo punto pure. Cambio mercatino, comunico ufficialmente anche in diretta TV che cambierò mercatino. Sarà sempre un piacere incontrarti. Grazie a te, ti vedo quasi tutti i giorni perché ti voglio bene da tanto tempo. Grazie a tutti quanti voi per averci seguiti da casa e per aver sopportato questo teatrino che abbiamo messo in scena qui in per studio. Il teatro, però. Per dai. Il teatro. Grazie a Giussi che mi sopporta, ogni tanto mi dà la gomitatina. No. Oggi non mi ha manco sopportato, quindi grazie a tutti gli amici, tecnici studio, tecnico luce, tecnico audio e la regia sempre brava e puntuale. Noi vi ringraziamo. Voglio anticiparvi, questa volta ve lo dico, venerdì prossimo parleremo di un argomento bellissimo, perché abbiamo parlato di Diego Armando Maradona, abbiamo parlato della crisi del teatro, abbiamo parlato del Covid, parleremo di un argomento bellissimo, gnam gnam, parleremo del nuovo metodo gourmet del maestro Antonio Palamaro. Noi ci vediamo venerdì prossimo, buona serata, arrivederci a tutti, grazie a tutti i nostri sponsor, a venerdì, alle. Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94, telefono 081-285-685, cuoredisfogliatella@gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed SPA,
verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it